Gabriella di Svendlinden. Abito a Svendlinden da circa 2 anni e mezzo. Questo posto si trova... Mi sentite? No. Adesso? Sì. Allora, abito a Svendlinden. Questo posto si trova vicino a Wolfsburg, in Germania. E faceva parte della DDR. Questo è anche il motivo per cui si trova lì, perché è un paese con circa 80 ettari di terreno, quasi introvabili all'epoca in cui è stato fondato. Nella Germania dell'Ovest non c'era più un terreno acquisibile di queste dimensioni. E il paese è stato praticamente costruito intorno a una fattoria, c'era cioè una sola casa, adesso sono 10 case in bioedilizia. È stato un progetto che adesso compirà 20 anni nel 2017, con l'obiettivo di raggiungere 300 abitanti, ovvero paese. Adesso siamo 140, di cui 40 sotto i 20 anni, quindi 40 bambini. La composizione delle generazioni è molto eterogenea e questa è veramente una cosa bella che forse può interessare. Noi siamo molto solidali con chi ha bambini, questo è un motivo per cui molte famiglie giovani con figli vengono. E la struttura è abbastanza complessa. Era un paese che si è dedicato moltissimo alla bioedilizia, ma questo forse non interessa più perché grazie a Dio è arrivata anche in Italia. E sono stati i primi in Germania a partire con le case in balle di paglia e terra. Adesso abbiamo questo organismo molto complesso in cui ci sono sia orti che frutteti, abbiamo un'autonomia del 70% per quello che riguarda frutta e verdura, per il resto no, moltissimi boschi, ci dedichiamo a trasformare le monoculture che esistevano in Germania dopo la guerra, sono state tirate su dagli alleati come ripagamento dei debiti di guerra, cerchiamo di trasformarli in boschi misti. Abbiamo ottenuto anche dei fondi dalla comunità europea per questo, ci sono stati creati molti posti di lavoro e forse quello che vi può interessare dal punto di vista della sostenibilità economica è la complessità dell'organismo, ci sono posti di lavoro interni, posti esterni, se volete vi posso parlare di queste cose qui. E stiamo cercando, scusate, ci siamo accorti che è bene per noi, forse è un tema che vi interessa, creare dei fondi pensione per gli abitanti del villaggio, perché questa è una cosa che tra 10-20 anni sarà un problema per tutti.